Dal campo Ale e Ricky di Vinovo in Torino, ben ritrovati vecchi cuori rossoneri all'ascolto e in visione da parte di Luca Brivio. Anche l'ultima sosta della stagione è alle spalle, da qui in avanti si corre per i traguardi più importanti e i punti pesano il doppio. La volata finale della primavera di Abate non poteva iniziare con una partita più iconica e noi siamo pronti a viverla insieme a voi. Benvenuti a Juventus Milan. Squadra in campo dunque con l'arbitro del match, il signor Gianluca Renzi della sezione di Pesaro, che guida il gruppo. Partita, l'ho definita iconica poco fa, partita che dice già di per sé tutto. Juventus Milan non è un match come gli altri, al di là della categoria, l'abbiamo detto per diverse volte in questa stagione, perché lo sappiamo ormai, il campionato Primavera 1 propone tanti scontri tra big del calcio italiano. Juventus e Milan è assolutamente una di queste partite, e qui vedete già i nostri avversari schierati con la consueta divisa bianconera, Milan in rosso-nero, quindi anche dal punto di vista cromatico dei colori è assolutamente una partita iconicissima, diciamo così, con un bel tempo, nonostante la tanta pioggia di questi giorni, anche neve, come abbiamo visto sui monti che circondano lo stadio e i monti del Piemonte in generale, sullo sfondo dell'inquadratura larga che vedrete poi c'è addirittura un po' di neve, però oggi c'è un bel sole in quel di Vinovo per un match che sarà sicuramente importante, più che per la Juve, che quest'anno diciamo che è un po' uscita dai radar per quanto riguarda l'alta classifica, in particolare per il Milan, che invece è assolutamente in lotta playoff e che andrà a giocarsi tra un paio di settimane abbondanti anche la Final Four di Youth League, quindi è nel gotha del calcio europeo giovanile, non solo italiano. Oggi però bisogna resettare, bisogna dare continuità alla bella vittoria prima della sosta contro la Lazio, e quindi è assolutamente un match per fare punti importanti e per puntare a quei primi sei posti in classifica, che lo sappiamo vogliono dire post season, vogliono dire playoff. Il Milan ci arriva con questa formazione, con questo 11 scelto da mister Abate: Rever tra i pali, Magni, Simic, Nziala Makengo e Bartezaghi in difesa, Stalmach e Malaspina in mezzo al campo, Zeroli il capitano a fare da tre quarti un po' a tutto campo, Scotti e Sia a sostegno di Camarda in attacco. Avete visto anche Montero, grande ex giocatore della Juventus che ora guida la Primavera, che così configura invece il suo 11: Vinarcic tra i pali, Savio, Martinez e Hill in difesa, Turco e Pagnucco sono gli esterni con Masur e Floria centrali, Firman, Mancini e Pugno in avanti. Ora però ci fermiamo anche noi per il minuto di raccoglimento. E dunque anche il calcio giovanile italiano si ferma per ricordare la figura di Gio Barone, ex, purtroppo bisogna dire ex, direttore generale della Fiorentina, che ci ha lasciato da qualche giorno, e quindi è una brutta notizia che però tutti vogliono ricordare in maniera migliore, con un applauso e un ricordo e una preghiera per Gio Barone. Però siamo pronti a vivere, vi dicevo, un match molto molto importante, in particolare per i nostri colori. Vi leggevo prima del minuto di raccoglimento la formazione della Juventus, che prevede almeno sulla carta una difesa a 3 e un centrocampo a 4. In realtà però, come succede spesso quando le squadre affrontano questo Milan, che ha una configurazione invece molto chiara, con come di consueto due esterni larghi in avanti, un centravanti e un trequartista mobile, cambiano un po' di cose. In particolare la Juventus lo fa lanciando Firman, che è un giocatore che ha giocato finora in questo campionato solo una partita da titolare, addirittura nel mese di novembre, ed è un esterno, diciamo, alto, un esterno, una, possiamo definirlo un'ala con vecchi ruoli. Intanto il match è iniziato e quindi o l'attacco sarà a 3 o più verosimilmente la Juventus si sposterà con un 4-4-2 con Pagnucco, che inizialmente il capitano lo aspettiamo come esterno sinistro di centrocampo, in realtà potrebbe scalare in difesa con Firman, che a sua volta scende a centrocampo, quindi il 3-4-3 sulla carta iniziale potrebbe diventare assolutamente 4-4-2 per dare più consistenza sulle fasce e ad esempio
dare un occhio speciale a questo ragazzo qui, Scotti, che è uno dei migliori esterni del campionato, nostra ala destra, che di solito ha sempre qualcuno ad attenzionarlo in maniera particolare, visto che con sia dall'altra parte, con Camara da centrale, è probabilmente uno dei migliori reparti dell'intero campionato Primavera 1. Intanto la Juventus gestisce in questo primo minuto di gioco il pallone con un lancio in profondità. Bravo Nziala Makengo in anticipo a uscire bene dalla linea, che prevede anche l'inserimento, eccolo qua, di Giancarlo Simic, che era in panchina come Bartesaghi, come lo stesso Zeroli nel match pre-pasquale del sabato sera, pre-Pasqua della prima squadra a Firenze. Una giornata di festa, di recupero quella di Pasqua, e poi qui a Pasquetta pronto con la primavera, con i coetanei a difendere i colori rossoneri, andare a caccia di questi tre punti, di questa vittoria. Eccolo qui Davide Bartesaghi, Malaspina, giro palla Milan sotto il sole di Vinovo, palla per Simic che allarga sulla destra, subito gioco perimetrale, gioco molto largo, anche questa non è una novità per il Milan, che la Juventus di Montero proprio per questo affronta in maniera differente, come vi raccontavo poco fa. Stalmach, che oggi compone la cintura centrale insieme a Malaspina, non c'è Victor neanche in panchina. Altro assente per noi è Bakune, squalificato, rimpiazzato sulla destra da Magni, che può fare entrambe le fasce. Non riesce a raggiungere questo pallone, inquadrature che vanno a cercare il nostro allenatore. Sicuramente una notazione del match di oggi è che, al contrario di quello che fanno la gran parte delle squadre del campionato Primavera 1, la Juventus, come il Milan, utilizza pochissimi fuori quota. Oggi è un record, solo 2-2004 in campo. Ricordiamo che sono inseribili in distinta fino a 6 classe 2004 più 1 di fuori quota senza limiti di età, quindi assolutamente siamo sotto media sia noi che loro. Juventus che ha deciso, visto che ha anche la seconda squadra, la next gen, di arrivare con un roster molto giovane per quanto riguarda la primavera, quindi di seguire un po' le orme di quello che fa il Milan. E a questo punto oggi è una partita a tutti gli effetti di primavera, anche per quanto riguarda l'età, anzi tanti sono anche sotto età, ma non è assolutamente una novità per noi. Palla per Zeroli intanto, che ruba bene il tempo all'avversario. Bartesaghi punta al fondo, Davide può andare al cross, lo fa bene, palla centrale che spunta dall'altra parte dell'area di rigore, la recupera Nziala insieme a Simic, molto alto Malaspina con il suo mancino a pettinare il pallone, poi si affida nuovamente a Giancarlo Simic. Stalmach, tutti nella metà campo della Juve ora, anche i due centrali di difesa molto molto alti. Nziala per Scotti, sovrapposizione di Magni che va sul fondo, il cross deviato, o forse no, perché arriva il rilancio per il portiere. Eccolo qua Vittorio Magni, uno dei tanti nazionali italiani, lo ricordiamo, nell'ultima sosta Cappelletti, Sala, Liberali e Camarda, tutti in orbita primavera, anche se sono molto più giovani, hanno giocato con l'Under 17 italiana, hanno conquistato la qualificazione alla fase finale dell'Europeo, con Camarda che approfondiremo a breve anche per quanto riguarda i gol segnati. Bakune, Scotti e Magni hanno giocato con l'Under 18, in Under 19 hanno giocato bene, anche qui è arrivata la qualificazione alla fase finale dell'Europeo. Bartesaghi, Zeroli e Sia, tantissimi azzurrini italiani e azzurrini rossoneri che hanno difeso i colori delle rappresentative italiane, appunto, anche in match molto importanti, lasciando il segno, e questa non è una novità. Come dicevamo prima, Milan che si sta distinguendo con i tantissimi giocatori sotto il limite di età in primavera, ma già decisivi protagonisti anche a livello europeo e nazionale, quindi grande soddisfazione per il vivaio, per il settore giovanile guidato da Vergine, quella gomitata assolutamente visibile di Mancini su un nostro giocatore, in particolare Simic. Attenzione a Mancini, che ricorderete era stato proprio nell'orbita rossonera prima di arrivare alla Juve, qui gomitata chiarissima. Tommaso Mancini, arrivato dal Vicenza alla Juventus dopo essere stato vicinissimo al Milan, lui che è un giocatore della next gen, però già la scorsa partita, l'ultima di campionato, giocava con la primavera, la seconda, solo la seconda presenza, proprio perché gioca già con
i professionisti, perché ricordiamo che la Next Gen gioca in Serie C, quindi attenzione a lui, il numero 45, che gioca in avanti oggi insieme a Pugno. Nziala va a scodellare per la corsa di Scotti, lo chiude numero 3 Firman, senza fallo ruba palla al Milan, Stalmach, la Veronica, poi limite dell'aria, Sia, palla sul destro, trova l'angolino, per poco non il gol, ma trova un gran tiro Diego Sia, prima occasione per il Milan al minuto 6 con Diego Sia, assolutamente uno degli elementi più in forma e sicuramente quello con i numeri migliori di questa primavera per gol e assist. È la sua firma sulla prima occasione del match al minuto 6, dunque lui riduce, oltre che, come vi dicevo, dall'esperienza in nazionale Under 19, anche da un gol. Quindi ha bagnato l'esperienza, l'ultima sosta, con un gol sotto età, perché lo ricordiamo, lui è un 2006 e gioca questa Under 19 che parte dalla classe 2005 e dalla maggior parte dei suoi convocati proprio di quell'annata. Palla per la Juve che esce bene qui dal pressing offensivo del Milan, sbaglia però il tocco, allora Magni che recupera. Dunque abbiamo messo un po' di pepe in questo inizio di match con Diego Sia che ha sfiorato il gol del vantaggio poco fa. Nziala gestisce palla, ancora Simic che rallenta un po' le operazioni. Vedete che la Juventus si ferma con i due attaccanti come ci aspettavamo, è un 4-4-2 in fase soprattutto difensiva quello della Juve. Nziala che lancia dall'altra parte molto bene per la corsa di Pippo Scotti, può puntare, c'è Zeroli vicino a lui, Scotti va contro due avversari, cross sul secondo palo messo fuori dalla Juve, recupera Malaspina, siamo già nell'area avversaria, usciamo sulla sinistra con Bartesaghi, traversone messo fuori con qualche difficoltà, qualche affanno da una Juventus sotto pressione, una stagione strana, vi dicevo, quella della Juve che ha messo insieme grandi vittorie estemporanee, però ad esempio contro Roma e Inter ha un rendimento alternato non costante. Occupa la seconda metà della classifica, fin qui 32 punti in 26 giornate, il Milan, ricordiamo, è a 40, settimo in classifica, dunque a portata al sesto posto che è l'ultimo disponibile per i playoff. Stalmach, rasoterra per Malaspina, bella l'idea per Sia, ancora posizione centrale, Zeroli al tiro, la palla deviata in calcio d'angolo, Milan molto pericoloso che è partito con il piede sull'acceleratore. Sempre Sia che crea, poi la stoccata finale di Zeroli deviata in maniera salvifica per la Juve in angolo da Hill, il numero 31, lo spagnolo, così come Martinez, retroguardia molto iberica quest'anno quella della Juventus. Dalla bandierina Stalmach, primo tiro, giro dalla bandierina per la squadra di Abate. Con Stalmach pronto il destro, palla che stava per arrivare proprio a Sia che aveva fatto un movimento da schema a uscire dal secondo palo verso il dischetto del rigore. Bartesaghi per Magni, erano rimasti loro due a fare da ultimi. Ora si riorganizza il Milan al minuto 10 con almeno una grande occasione e mezza già a tabellino. Simic, buona presenza di pubblico che vedete sullo sfondo, un impianto dedicato ai due sfortunati ragazzi che avevano perso la vita ormai tanti anni fa, diversi anni fa, nel settore giovanile juventino, a loro, a Ale Ricchi per l'appunto, intitolato e dedicato questo terreno di gioco. Non la tiene qui Magni, allora Juventus che prende fiato dopo il pressing e il forcing iniziale del Milan. Giro palla sulla destra qui per Turco, anzi era Savio che infatti gioca più da terzino che da braccetto di difesa nella linea A4 che, parlando di tattica, era ipotizzabile vedendo i ruoli.
non la tiene la Juve, allora Milan ancora che può riorganizzare e riorganizzarsi. Ricordiamo che da quando c'è la formula nuova del campionato primavera, ovvero il Primavera 1, dalla stagione 17-18, il Milan ha sempre perso contro la Juve a Torino, tranne una volta, un pari, quindi non abbiamo mai vinto, questo è già qualcosa che deve metterci un po' di appetito, un solo pari nel 2018, mentre c'è un tiro fuori di Bartesaghi, era il 31 marzo del 2018, tra l'altro, quindi esattamente 6 anni fa, più un giorno, chiaramente oggi essendo il 1° aprile, ma la particolarità c'è tutta e quindi chissà che la data benaugurante innanzitutto ci porti a non perdere, ma oggi assolutamente ci servono i 3 punti, ci serve la vittoria, quindi questo dobbiamo avere come obiettivo. Bella fu all'andata l'imposizione con 3 gol nel giro di 4 minuti a fine primo tempo, con Bonomi e Scotti sugli scudi. E oggi bisogna riattaccare assolutamente la spina da quel match, da quella bella imposizione. Stalmach in mezzo al campo, non subisce fallo, lamenta un colpo alla caviglia, ma comunque si gioca. Zeroli va a ringhiare sull'avversario, si rialza intanto il ragazzo polacco, centrocampista centrale del Milan, gestisce la Juve. Ancora Javier Hill, recupera il Milan bene, Camarda all'indietro, sbagliato però il tocco, allora attenzione al break bianconero, si invola Mancini, poi la chiusura anche di Malaspina, attenzione al tiro in area di rigore, si fa vedere con una certa pericolosità anche la Juventus per la prima volta con il suo numero 32, Pugno, classe 2006, Diego Pugno, centravanti che dalla scorsa annata in Under 17 ha ereditato la maglia da titolare anche in questa 23esima presenza per lui, con 4 gol in questo campionato. Oggi affiancato a un'altra prima punta come Mancini, solitamente è il terminale centrale di un tridente che prevede poi 2 trequartisti. Così Montero ha impostato la stagione, recupera palla intanto il Milan con Camarda e Sia. Va Diego Sia in zona centrale, allarga per Scotti, punta Pippo, palla sul destro, poi si ferma, vicino a lui Malaspina, allarga bene in area di rigore per Camarda, palla sul destro Camarda, nuovamente Malaspina al limite, il tiro deviato, sarà ancora corner dall'altra parte rispetto al cross precedente dalla bandierina, ci ha provato Mattia Malaspina, che con Scotti è uno dei più impiegati in assoluto come minutaggio da mister Abate in questo campionato Primavera 1. Scotti in particolare resta l'unico sempre presente 27 su 27 con quella di oggi in campionato per Pippo Scotti. Bartesaghi dalla bandierina, il cross sul primo palo allungato e arriva il gol del Milan, il gol di Francesco Camarda sul secondo palo, sblocca il match poco prima del quarto d'ora, vantaggio meritato per la squadra di Abate che abbiamo visto finora stava spingendo con convinzione, partita con il piglio deciso di chi vuole dettare la sua legge e finora con la spizzata di Sia, quindi assist Sia, gol Camarda, assolutamente non usciamo da quel recinto di gol che abbiamo conosciuto molto bene in questa stagione, è un po' un movimento alla Immobile che ha segnato caterve di gol con il movimento sul secondo palo, sugli sviluppi di calcio d'angolo e assolutamente Camarda, da uno dei bomber italiani principali di questi ultimi anni, ha imparato anche questo probabilmente studiando i movimenti di un bomber vero come Immobile, ha fatto un gol alla Ciro Immobile e ha raggiunto fra l'altro ancora una volta in questa corsa infinita per diventare il capocannoniere del Milan in questa stagione della primavera, ha raggiunto ancora il compagno, quindi assist di Sia ed è il 6° in stagione, gol di Camarda ed è il 13°, raggiunge Diego Sia e porta avanti il Milan al 1/4 d'ora di gioco, benissimo così direi. Partito divinamente il Milan di Abate sul campo della Juve che ora prova a ripartire. Numeri strepitosi e qui bisogna aprirla la parentesi che vi promettevo prima per Camarda anche in nazionale. Lui che in questa sosta ha giocato e deciso
la qualificazione della Under 17 italiana all'europeo di categoria, altri 3 gol in 3 partite, compreso l'ultimo su rigore al 91esimo della partita decisiva contro la Finlandia per il pareggio che ha ratificato, certificato il primo posto dell'Italia nel suo girone, e la qualificazione non si sta fermando al di là delle soste per le nazionali. Per lui conta poco, ogni partita è importante per aumentare il numero dei gol. Ricordiamolo, è un 2008 che gioca sotto età in Under 17, figuriamoci, noi abbiamo perso il conto di quanto gioca sotto età in primavera, oltre a essere diventato il più giovane debuttante in assoluto della storia della Serie A, non solo del Milan ma della storia del calcio italiano, debuttando scorso mese di novembre contro la Fiorentina. Ha appena compiuto 16 anni. Poco da aggiungere su Francesco Camarda, che finora decide questa partita, questo match di Pasquetta, questo Juventus-Milan 0-1. Sia che invece ha deciso il quarto di finale di Youth League contro il Real Madrid con il suo gol che ha portato la formazione rossonera poi ai rigori. Insomma, stagione con tantissime luci e davvero poche ombre fin qui del Milan primavera di Abate. Palla in avanti ancora per Camarda, che di testa serve Sia. Tanto per intenderci, sono talmente sotto età che possono giocare ancora un paio di stagioni insieme in primavera almeno, ma immagino che non sarà così per Sia e Camarda, destinati a spiccare il volo di qui a poco anche palcoscenici ancora più importanti, che sia il Milan, che sia un prestito, che sia quello che deciderà la società nei prossimi mesi. Ma decisamente due giocatori che, pur essendo sotto il limite di età, sono quasi fuori categoria ormai. Ma la spina per Nziala, macina campo il Milan, il lancio in profondità verso Scotti, che tiene questo pallone al limite del fallo la Juve, ancora Scotti, limite dell'area stavolta, lo scambio con Zeroli che non si chiude. Milan che continua a giocare bene, continua a spingere perché vuole anche il raddoppio. Finora possiamo accontentarci dell'1-0 segnato da questo ragazzo qui con il 9 sulle spalle. Eccolo qua, Sia che spizza, Camarda che segna. Milan avanti nell'avvio di questo match contro i bianconeri, che fanno fatica, tanta fatica a gestire il pallone. Savio pressato anche da Stalmach, che ingenuamente gli mette le mani sulla schiena. Fallo ravvisato dall'arbitro, Juventus che può gestirla con Martinez. Hill, ho sentito un Firman trequartista di sinistra, che era un po' il nostro dubbio iniziale. Da esterno di centrocampo a 4 potrebbe diventare per l'appunto trequartista o ala sinistra, che poi sarebbe il suo ruolo. Resta da vedere a quel pugno a quel punto nella crasi tra Pugno e Mancini sarà la prima punta effettiva, essendo entrambi centravanti. Attacco in quel caso più pesante per la Juventus, che deve recuperare il punteggio. Qui il fallo ancora una volta su Stalmach. Milan che gioca, perde però, riconquista benissimo in fase offensiva Bartesaghi. Camarda pressato da una Juve che non ci sta a essere sotto sul suo campo. Squadre molto corte però in questo avvio, soprattutto un Milan che pressa in avanti come non mai, non lascia molti riferimenti alla Juventus. Kill qua in avanti, il pallone del numero 31, poi sulla sinistra Capitan Pagnucco che si ferma. Ancora Javier Kill per Martinez, chiama la squadra ad aprirsi sulla destra. Montero poi centralmente la Juventus, attenzione in zona pericolosa Mancini che sbaglia tutto, bravo Simic a spararla via sull'azione centrale di Mazur, il numero 36, ragazzo classe 2007, quindi molto giovane, il polacco preso per l'Under 17 con cui ha giocato 15 volte con 3 gol, ma poi promosso da febbraio, dal mese di febbraio, quindi da un mese e mezzo abbondante, con la primavera di Montero. Bartesaghi deve chiudere su Turco, torna indietro la Juve,
ancora Savio stavolta al cross lungo sul secondo palo. Tuffone di Mancini o di Pugno, non ho visto, uno dei due attaccanti che è andato a terra in maniera troppo semplice in area di rigore. Milan che riparte, Nziala, siamo alla metà più o meno del primo tempo, 1-0 Milan con gol di Camarda, spingiamo ancora con Diego Sia, fascia di sinistra, Diego punta, Diego prova ad andarsene, occhi negli occhi, va sul fondo, il cross sarà calcio d'angolo, difficilissimo tenere Diego Sia, mission complicata sia per Savio da quella parte che per Turco che raddoppiano la marcatura. Vinarcic, il portiere della Juve, chiede concentrazione, slovacco di Kosice, Jakub Vinarcic, classe 2005. Va dalla bandierina Bartesaghi, secondo palo, poi Stalmach al tiro, forte, area di rigore, stava per diventare buona questa palla in mischia per il Milan. Bartesaghi ancora se la porta quasi in bandierina, prova ad andarsene, viene fermato da Mancini che fa il difensore aggiunto. Juve che si chiude con tutti i suoi effettivi, Milan che continua ad attaccare con grande mentalità, con grande voglia. Ancora Davide Bartesaghi con le mani stavolta in area di rigore, la mette fuori, sarà ancora calcio d'angolo. Alla metà esatta del primo tempo è stato Martinez, il numero 2, classe 2006, ex Espanyol, che guida la retroguardia bianconera. Bartesaghi, sempre lui da quella parte, con le mani o con i piedi, stavolta il giro è dalla bandierina. Cross sul primo palo, ancora sia, per poco non ci arriva, Vinarcic va a terra ma si gioca, Bartesaghi. Nuovo traversone, ancora per Sia. Poi Simic, palla che resta lì. La perde per un attimo Giancarlo, poi la riconquista bene. Nuovo tiro. Si lotta in zona offensiva per il Milan. Zeroli la mette giù con il petto. La allunga per la corsa di Scotti. Non molla la presa, non molla di un centimetro la squadra di Abate. Con il pallone che qui scivola in rimessa laterale. Colpo subito da capitan Zeroli, ma... finora davvero poco da dire ad un Milan che sta mordendo l'avversario e la partita con una ferocia necessaria a questo punto della stagione, ma assolutamente rimarcabile. Lamenta ancora il colpo di prima Zeroli, che continua a zoppicare. Hill a sinistra per Pagnucco, sovrapposizione di Firman, e esce Simic che prende il pallone. Poi nuovamente palla per Mancini, bravo Nziala a coprire il movimento della punta avversaria. Noah Rever, finora assolutamente disoccupato, tocca uno dei primi palloni del suo match, della sua partita, al minuto 24. E va con il destro fuori perché Zeroli ha qualche problemino, c'è bisogno dell'intervento della panchina. Io immagino, spero, solo una botta. Anche se toccandosi la caviglia, non vorrei che ci sia stato qualche movimento un po' innaturale dell'articolazione. C'è bisogno dell'intervento, come vi dicevo, di medico massaggiatore. Un po' di ghiaccio, un po' di acqua, un po' di spray, vediamo cosa servirà. In caso di botta basta questo, in caso di distorsione bisogna valutare l'entità. Mentre Paolo Montero dialoga con i suoi, vi dicevo, ex difensore, ve lo ricorderete assolutamente tra... soprattutto negli anni 90, inizio 2000, con la maglia bianconera. In Italia l'unica esperienza prima di questa è stata in Serie C con la San Benedettese, invece in Argentina ha fatto molto di più, visto che ha allenato ai massimi livelli Colón di Santa Fe, Rosario Central, San Lorenzo, squadre non indifferenti della Serie A argentina. Per Montero, che aveva iniziato a allenare invece al Peñarol in Uruguay, lui essendo uruguascio, ha poi svolto in realtà gran parte della sua carriera fin qui tra Italia e Argentina. Vediamo se ce la fa intanto Zeroli, che dovrebbe essere rientrato dopo il pit stop. Milan che riparte da Rever, il lancio verso Camarda che la spizza su Sia, sovrapposizione di Bartesaghi che prova a essere servito bene da Malaspina,
Va Davide Bartesaghi, buono l'intervento con la testa, poi l'assist centrale chiude la Juventus in grande, grandissimo affanno. Ottimo anche il primo tempo fin qui di Davide Bartesaghi, che sta facendo l'ala sinistra più che l'esterno di difesa. Palla servita a Turco, ora numero 13, fascia di destra, viene Pugno a fare gioco, si torna dai centrali spagnoli, Martinez e Hill, che se la scambiano, lancio con il sinistro numero 31, la mette giù Mancini che poi palleggia su di lui Scotti, ancora Mancini, non trova sbocchi, allora torna indietro Florea numero 22 per Masur, in mezzo al campo la tiene, la serve Turco, giro palla Juve, Hill prova l'imbucata centrale con la Florea numero 22, la gioca, lunga azione della Juve nella nostra metà campo, una delle prime, con una certa convinzione Hill per Pagnucco, su di lui Scotti, Pagnucco va al traversone, palla toccata da Pugno in maniera non pericolosa per l'intervento di Rever, qui però la Juventus ha orchestrato per un minuto abbondante con la palla tra i piedi, Mina che si è raccolto nella sua metà campo e ora riparte con Camarda che fa gioco, ma la spina Stalmach alza la testa, poi preferisce non lanciare e giocarla sul corto, sul breve per Nziala, è ancora Malaspina. Ora Milan che non ha fretta, vuole anche far salire un po' una Juve molto ritratta, molto bassa come baricentro, che infatti evita quasi di pressare sul nostro giropalla. Malaspina chiede calma, chiede ragionamento mister Abate. Simic, vedete la Juventus ferma con i due attaccanti, facendoci girare palla con grande tranquillità. Stalmach, stavolta sì che arriva il lancio per Sia, che la mette sul secondo palo, è una pulce pronta a mordere. Diego Sia è un po' ovunque, sulla fascia sinistra in zona centrale, qui lo scatto era in buono perché ha sbetto il movimento il terzino di sinistra, è rimasto un passo indietro Pagnucco. Si riparte con Vinarcic, pressing Milan che ruba palla benissimo e subisce fallo con Scotti, quasi alla mezz'ora di gioco, punteggio che sorride al Milan con il gol di Camarda e altra azione che passa proprio da Francesco, poi un paio di palla avanti palla dietro, Simic ragiona, il ragazzo arrivato da Stoccarda che poi sbaglia il lancio, ma siamo fortunati, ancora lì Zeroli, palla che è quasi buona per Scotti, l'ultimo tocco è comunque Juve, dunque rimessa in gioco, azione non pulita qui del Milan, ma un paio di rimpalli ci hanno favorito, allora siamo lì in zona d'attacco al 30° minuto già in corso, stiamo per entrare nell'ultimo quarto d'ora di questo primo tempo, 27esima giornata del campionato Primavera 1. Cross centrale messo fuori dalla Juve, prova la ripartenza ma il Milan è altissimo e ruba subito palla, eravamo in 4 in zona pallone, ferocia tattica e agonistica del Milan di Abate. Nziala, Bartesaghi, poi Stalmach nel cuore del centrocampo, giriamo palla su Simic, Ziala, rasoterra per il movimento di Malaspina, qua da mezzala quasi. Simic. Stalmach, sempre riferimento sia a Malaspina per tutti i suoi compagni. In mezzo al campo, il palleggio passa sempre da loro due, sia.
Eccolo qui Mattia. Siamo tornati ad alzare molto il baricentro. Qui la Juve però fa densità, ci ruba palla, ma siamo ancora lì con Simic. Fallo su Mancini, ma siamo abbondantemente nella metà campo della Juve. Si spiega Simic dopo l'intervento di spalla, però sulla schiena di Mancini. Ci sta qui l'intervento, il fischio dell'arbitro. Kill per Pagnucco, capitano della Juve, in avanti per Mancini, la sponda ancora benissimo il Milan al recupero palla con Simic e con Stalmach. Zeroli fa correre Scotti, fascia di destra, cross centrale messo fuori dalla retroguardia juventina. Simic che è rimasto in avanti, la controlla per Scotti, riparte la giostra rossonera con Stalmach, Malaspina e Nziala. Possesso palla altissimo in questa prima frazione per il Milan. Scotti tra le linee, avanza Magni che si è visto poco, ancora Scotti che la pizzica sul secondo palo, la tenuta per un attimo sembrava di sì, sia invece no, arriva la bandierina del guardaline. Mi dicevo, ho nominato poche volte Magni, finora sta facendo partita molto concentrata, molto attenta, molto disciplinata. Si è visto invece poco con le sue volate, lui che non disdegna di arrivare sul fondo spesso e volentieri. Questo primo tempo l'abbiamo visto molto di più sulla sinistra con Bartesaghi. Qui la spinta chiara, due mani, era fallo qui, punizione dal limite non data al Milan. Poi la tiene per un attimo la Juve, ma ringhiamo come non mai e riconquistiamo questo pallone. Benissimo il Milan, trattenuta su Sia anche qui. Ho molti dubbi, molti dubbi. Era sul pallone Sia, in anticipo sull'avversario. È stato furbo il difensore, con mestiere ha trattenuto il nostro attaccante, ma rubiamo ancora questo pallone. Milan insaziabile. Malaspina, gran primo tempo di tutti i ragazzi qui. Fallo, stavolta non può non fischiarlo. C'era prima un fallo al limite dell'area e poi forse anche un rigore per il Milan. Juventus che è in grande, grandissimo, perenne affanno contro un Milan ai limiti della perfezione per quello che mi riguarda in questo primo tempo. Qui la spinta non regolare ai danni di Malaspina. Vorrei rivedere il rigore precedente. Milan che aveva giocato di prima in area di rigore, arrivando praticamente in area piccola con la grande occasione per Sia, sarebbe stato in quel caso oltre che rigore anche espulsione. L'arbitro non se l'è sentita evidentemente, e la Juve può ringraziare il fatto che in primavera non ci sia il VAR, perché qui si sarebbe andati a rivedere sicuramente. Però se hanno del tempo da dedicarci in regia potrebbero anche farcela vedere quell'azione precedente. Preferiscono anche loro evitare, ci dispiace un po', però tant'è. Montero che ci pensa, Milan che si riorganizza, sarà punizione in zona d'attacco. Ne siamo entrati nel 35esimo minuto, ultimi 10 più recupero di un primo tempo che va anche oltre lo 0-1 che vedete a tabellino. Milan molto 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 bene in partita. Bartesaghi con il suo sinistro sul secondo palo stavolta allontana la Juve. Magni, anzi Stalmach al recupero fuori area, poi Vittorio per Davide Bartesaghi. Rientra Malaspina, quindi siamo ancora 11 contro 11, e possiamo gestirla con tutta la calma del mondo. Però diciamo che è un secondo gol per quello che abbiamo creato, per la sensazione in generale di superiorità che ha dato il Milan. Non ci starebbe male, dobbiamo assolutamente puntare a questo come obiettivo per i prossimi minuti, poi anche non dovesse arrivare entro fine primo tempo nella ripresa. Giro palla Milan che prosegue, Nziala per Malaspina, chiede il movimento a Kevin Zeroli. Eccolo qui Milan guidato dalla panchina da Abate, benissimo Sia, porta palla, si accentra, classico movimento
da esterno d'attacco a piede invertito, poi Juve che esce qui trattenuta troppo prolungata per non arrivare al giallo, qui senza senso direi. Fallo di Zeroli, non era un'occasione così importante da richiedere un cartellino. Trattenuto per diversi secondi l'avversario, numero 13 Turco, mano per mano Zeroli, che dunque si becca il primo giallo del match. Martinez, serve Savio, il numero 15, ancora Milan in forcing offensivo. Juve che però si prende qualche metro con il lancio buono sulla destra per Turco, grande chiusura di Malaspina da difensore aggiunto, è ovunque Mattia, qui la sbatte fuori lui praticamente, anzi no, c'è un tocco secondo il guardaline che era molto vicino, tenderei a fidarmi visto che era veramente a due passi, l'aveva calciata fuori, l'arbitro inverte la decisione, anzi no, conferma la decisione ma rettifica la posizione. Bartesaghi, avevo visto un braccio in direzione contraria, pensavo che l'arbitro volesse dare la rimessa alla Juve, invece Milan che può ripartire, palla lunga sulla fascia di destra stavolta, va Scotti insieme a Camarda a disturbare la difesa della Juve che riparte da Martinez centralmente, poi esce bene Stalmach ai limiti del fallo, anzi un pelo oltre secondo l'arbitro che fischia. Avanza Savio, poi serve Turco, deve uscire Nziala, molto bene il Milan anche con le scalate in fase difensiva. Zeroli, per poco non ci arriva, lancia in profondità dove Milan ragiona con tutta, veramente tutta la calma del mondo. Pieno controllo del match, la squadra di Abate, Noir Ver, l'eroe dei due turni di Youth League finiti ai rigori, sia contro il Braga che contro il Real Madrid, c'è la sua firma indelebile sulle due qualificazioni che ci hanno portato per il secondo anno di fila a giocarci la Final Four di Youth League, la competizione giovanile più importante d'Europa. Milan che c'è per due anni di seguito, mai successo a nessuna squadra italiana. Sarebbe bello quest'anno raggiungere anche per la prima volta, per quanto riguarda le formazioni del nostro paese, una finale. Sono arrivati al massimo fino alla semifinale sia la Roma che la Juve che il Milan l'anno scorso, non sarebbe male, mentre Camarda è a terra per riprendersi da questo intervento, non sarebbe male scrivere un altro primato per il nostro paese dal punto di vista della Youth League, arrivando anche all'ultimo atto, ma servirà a superare il Porto. L'appuntamento è fra 18 giorni, ovviamente in diretta su Milan TV, ci sarà tempo di parlarne, restiamo concentrati invece su questa partita, su questo Juve-Milan che sta andando verso la fine di un primo tempo dominato dal Milan, oltre lo 0-1 che vedete stampato a tabellino. Turco per Martinez, Zeroli, classica posizione da seconda punta in fase difensiva, palla in avanti per il colpo di testa di Nziala, la mette giù la Juve, pressa il Milan con Malaspina. Savio alza il pallone ma c'è sempre Nziala, poi Camarda con la spalla, Zeroli va a lottare, tiene palla la Juve ma c'è Sia a disturbare Savio, non c'è un'azione pulita, non c'è un'azione tranquilla per i bianconeri. Milan che disturba sempre, Mancini, Scotti su Hill che deve tornare da Martinez. Viene Savio a proporsi, palla per lui ma si deve tornare fino da Vinarcic che alza la traiettoria, dove c'è il Milan di testa con Bartesaghi. Zeroli a disturbare centrocampista centrale bianconero che poi si affida al numero 32, si tratta di Pugno, molto basso, uno dei due attaccanti. Avanza Pagnucco, palla intercettata ancora una volta dal Milan. Si è ripreso intanto Francesco Camarda, autore del gol.
dal colpo precedente. Ne è arrivato una ginocchiata, comunque un colpo tra schiena e reni dove fa più male. Centralmente la Juve, ma c'è sempre e solo il Milan in quella zona di campo da riconquista. Scotti in avanti, sbagliamo però un po' troppo in questi ultimi minuti il passaggio di uscita dal centrocampo all'attacco. Juve che può riconquistare, ne esce una partita molto più spezzettata, con tante occasioni, anzi tante azioni, più che occasioni, che si fermano tra centrocampo e tre quarti, sia da una parte che dall'altra. Savio torna da Martinez, che cambia gioco. Colpo di testa in avanti per la Juve. Firman si prende il calcio d'angolo, una delle prime palle toccate dall'esterno di sinistra, che galleggia tra attacco e centrocampo. È uno dei primi tiri della bandierina anche per la Juventus, con il gioco delle marcature in area. Cross in mezzo della Juve, prova a spizzarlo, pugno, ancora pallone oltre la linea, ancora ultimo tocco Milan e ancora calcio d'angolo. Sempre Pagnucco dalla bandierina, con il sinistro stavolta più alto in mezzo all'area, palla che resta lì. Ziala vince l'uno contro tutti, più che l'uno contro uno. Mi sembrava eccessiva la protesta della Juve per un eventuale calcio di rigore. Recupera palla Magni, che prova ad andarsene, fallo, anzi no, si gioca, Juve che ha recuperato palla, Simic la mette fuori. Forcing finale di primo tempo della Juventus, Milan che prova a resistere controllando come ha fatto finora, senza rischiare. Mazur per Kill, ancora Pagnucco a sinistra. Firman si ferma, palla al piede, prova con il destro contenuto da Scotti, poi recupero di Magni che si affida a Stalmach. Da aria all'azione il Milan. Juve che però è molto alta rispetto ai frangenti di prima. Milan che esce ottimamente comunque dal pressing Juve. Scotti, ora è il momento di cambiare gioco, prova a farlo Pippo con un lancio per Sia, molto bello. Diego Sia in area di rigore, uno contro uno, palla sul destro, sovrapposizione di Bartesaghi, servito ottimamente, tiro cross di Davide, palla che spunta in aria, il tiro quasi a botta sicura di Scotti, che chiude l'azione che aveva iniziato. Milan che meritava di più in questo caso. È finito fuori di poco al minuto 43 il destro di Pippo Scotti, quasi a botta sicura. Grande azione del Milan che chiude anche dal punto di vista delle occasioni questo primo tempo, a meno che succederà qualcosa negli ultimi due minuti circa, un minuto e mezzo che manca alla fine. Verosimile pensare che l'ultima grande occasione sia quella di Pippo Scotti. Primo tempo interamente a colori rossoneri, quello di Vinovo. Grande azione, ormai si trovano occhi chiusi sia e Bartesaghi da quella parte. Recupera ancora Diego Sia. Magni, largo per Scotti, che si sa trovare un difetto in questa stagione, ha segnato poco rispetto a quello che può fare, solo 4 gol fin qui, 2 dei quali in campionato, 1 dei quali nel match di andata contro la Juventus. Ziala di testa all'indietro Martinez, siamo già nel 45esimo, vediamo quanto sarà consistente il recupero, partirà tra 30 secondi circa. Savio, lancio intercettato da Magni, poi all'indietro su Ziala, mala spina per Stalmach. Simic, ancora Ziala che apre bene, si orienta bene il corpo, 2 minuti di recupero già iniziati, ma la spina al lancio era per Sia, palla direttamente fuori davanti alla panchina di mister Montero. Fa gioco Florea in mezzo al campo,
poi il lancio intercettato dal Milan, una costante per tutto il primo tempo. Juventus che non ha mai trovato le punte. Un paio di palloni controllati da Pugno e da Mancini, ma veramente il minimo sindacale. Prova anche in questo senso maiuscola del Milan. Sia va a disturbare Savio che deve tornare all'indietro. Camarda fino da Vinarcic con il destro, dove c'è ancora il pressing di Simic che ringhia su Mancini. Già volato via uno dei due minuti di recupero, ultimi 60 secondi di primo tempo, con la Juventus in possesso palla in zona difensiva. Gira il pallone fino da Savio, prova a prendere campo, ma c'è, come di consueto, come sempre in questa prima frazione, Diego Sia a disturbarlo. Zeroli su Hill, che prende campo, avanza Hill, pallone centrale dove c'è Malaspina. Tutta gestione, tutto ordine in questi ultimi secondi di gioco per il Milan, con l'ultimo pallone lungo di Noerver direttamente sulle punte. Controlla la Juve, poi Magni di testa, poi un fallo. L'arbitro non fischia, è evidente l'irregolarità. Non c'è tempo, non ci sarebbe stato tempo di battere quella punizione, perché il tempo, la prima frazione si chiude qui con il Milan in vantaggio grazie al gol di Francesco Camarda, che ha sbloccato la partita al minuto 15 di testa sugli sviluppi di calcio d'angolo. Voi rimanete assolutamente su Milan TV, perché tra poco c'è il secondo tempo di questo Juventus-Milan Primavera. Tornano in campo le squadre a Vinovo sul campo Ale e Ricchi del centro sportivo bianconero. Ben ritrovati ancora una volta da parte di Luca Brivio, con il Milan che è in vantaggio per 1-0 questa 27esima giornata del campionato Primavera 1. Ho visto movimento per quanto riguarda la panchina di Montero, quindi probabilmente subito un nuovo ingresso per il tecnico ed ex giocatore della Juventus. Direi invece mister Abate che può essere più che soddisfatto di quello che ha fatto la sua squadra nel primo tempo, davvero dominato oltre quello che diceva il punteggio, come abbiamo sottolineato più volte. Milan padrone del campo in tutte le zone, che deve continuare assolutamente così, perché la partita è solo alla sua metà e dunque bisogna tenerla in mano, portarla a casa fino alla fine. Qui l'arbitro, signor Renzi, che ratifica proprio qui quello che dicevamo, il cambio, primo cambio. Entra un figlio d'arte come Scienza, Michele Scienza, numero 19, centrocampista come il padre, un giocatore che soprattutto negli anni 90 ha girato diverse squadre in Italia, ricordiamo in particolare con la maglietta del Torino. Quindi subito una sostituzione per quel che riguarda i padroni di casa. Vedremo se cambierà qualcosa anche dal punto di vista tattico, dette le cose che ci siamo raccontati già nel corso del primo tempo sulle modifiche un po' di posizioni rispetto al solito che ha assunto la Juventus, che qui riparte con il primo lancio in profondità, subito palla lunga, subito palla fuori. Milan che gestisce questa prima offensiva juventina, coprendo il pallone che finisce in rimessa laterale sotto il sole di Vinovo. E vedevamo nell'intervallo quadratura fissa delle telecamere sui monti, che vedete cingere un po' l'inquadratura sullo sfondo. Tanta neve caduta in questi giorni ad alta quota, viste le perturbazioni che hanno coinvolto mezza Italia. Palla intanto per la Juventus sulla fascia di destra. Partita aggressiva, la squadra di Montero che vuole rimontare, ma la spina chiude in calcio in rimessa laterale. Coscienza, primo pallone per il nuovo entrato che la tiene. Scodella sulla destra, ancora Juventus che prova con un cross sul secondo palo, rischia qualcosina Magni. Si dialoga anche a muso duro tra giocatori e arbitro. Vediamo Magni da dietro, ha rischiato tanto qui, movimento innaturale per Pugno che è andato a terra.
recupera Scotti per un attimo, poi ancora Juve. Milan che deve contenere la prevedibile sgasata iniziale degli avversari, che giocano in casa, vogliono assolutamente fare bella figura. Hanno fatto un primo tempo sicuramente al di sotto della sticella, sicuramente al di sotto del Milan, e ora stanno provando, inizio ripresa, a mettere in difficoltà la squadra rossonera, che qui concede anche una punizione battuta velocemente. Pugno va con il cross sul secondo palo per il taglio di Turco, che la gestisce. Ancora un traversone centrale, colpo di testa alto di Pagnucco, il capitano, che era arrivato dalla fascia a tagliare verso il centro. Pagnucco, che è anche il miglior marcatore tra quelli in campo. Juventus che ha diverse assenze, mentre rivediamo appunto l'occasione molto buona per il numero 16. Non ci sono ad esempio Anghelé, non c'è Vacca, entrambi a quota 5 gol come Pagnucco. Non ci sono anche Ripani e Crapisto, due titolari della stagione della Juventus, quindi anche diverse assenze per i bianconeri, che continuano a spingere. Scienza ha dato sicuramente vivacità al centrocampo barra tre quarti della Juve. Qui deve chiudere bene il Milan, lo fa con Magni e con Scotti. Juve che resta in attacco però. Kill per Florea, pallone per Pagnucco, traversone, Reverlo allontana, Bartesaghi controlla non perfettamente sul secondo palo. Turco, ennesimo traversone di questo avvio di secondo tempo, stavolta blocca il nostro portiere, facendo scendere un po' la temperatura all'interno della nostra area di rigore, presa d'assalto dalla Juventus in questo avvio di secondo tempo. Rever, palla tra i piedi per il nostro portiere, che va al rilancio su Zeroli, non c'è fallo, torna però Martinez. Avanza sulla fascia di sinistra la Juventus, che poi va al lancio Mancini, dove c'è Nziala che ribalta. Azione e gioco dall'altra parte del campo, c'è ancora Nziala a coprire l'uscita del connazionale Noirever. Loro arrivati rispettivamente dal Nantes e dal Saint-Étienne, settori giovanili sicuramente di grande livello oltre Alpe. Ecco ancora Nziala per Rever. Chiaro l'intento del Milan di raffreddare la temperatura, di tenere un po' di palloni senza rischiare granché. Qui bravissimo Stalmach con un'azione alla Rui Costa, un paio di veroniche su se stesso e pallone allargato per Scotti. Scotti per Magni, scambiano i due, poi Magni va al traversone molto largo per Sia. Diego Sia, prima offensiva del Milan nel secondo tempo. Aspetta il movimento dei compagni, scambia ancora in area di rigore con Magni. Juve che esce con un lancio su Mancini, su di lui Nziala. Pallone alzato molto molto in posizione laterale, quasi sulla telecamera. Non ci è arrivato in tempo Pugno. Telecamere per il neo entrato Scienza. E poi per il nostro Vittorio Magni, che va con le mani in messa laterale. Sarà ancora fallo laterale dalla panchina più o meno di mister Abate. Pochi passi. Va Vittorio verso Zeroli, poi di testa Simic. Batti e ribatti. Pallone che arriva in zona Nziala, ancora una volta la rovesciata in avanti. Torna Scotti, si lotta in mezzo al campo, Zeroli non riesce a dare quell'ordine che mister Abate chiedeva, perché la Juve è ripartita. La disturbiamo comunque con la corsa di Sia e di Camarda. Kill
bravissimo Stalmak. Ha iniziato bene il secondo tempo, molto concentrato il ragazzo polacco. Poi Mazur sulla fascia di destra per Savio. Centralmente numero 22 Florea. Fallo di Stalmak sul centrocampista rumeno, nato a Rivoli ma che ha scelto la Romania come under, nonostante il doppio passaporto. Zeroli qui sbaglia il pallone in maniera rischiosa, devo dire. Siamo comunque abili e fortunati a prenderci la rimessa dal fondo, a rischiare il meno possibile in questa fase con la Juventus che sta esprimendo il massimo di quello che può per riprendere un match che l'ha vista patire per tutto il primo tempo. Ora sicuramente dal punto di vista dello spunto di iniziare di secondo tempo sta facendo meglio. Qui non c'è fallo su Malaspina, recupera Martinez per Javier Gil. Juventus che si fa vedere in zona centrale, attenzione a Mancini che alza il pallone, bravo Bartesaghi, poi Rever caricato, poteva starci il fallo, rimane a terra Rever, Juventus non se ne accorge o fa finta di non accorgersene, deve arrivare il fischio dell'arbitro che intanto stava dormicchiando, sembrava abbastanza evidente lo scontro. Cosa che non si può fare in area del portiere con Mancini a disturbare. Anche se probabilmente la botta gliel'ha data Magni sull'uscita, lamenta un colpo al volto. No, Rever, molto dolorante. Vediamo se tratti solo, come ci è sembrato, di una botta nello scontro con il compagno. Mentre vedete Abate dalle indicazioni. È un giocatore di cui si fida molto, Stalmak. Spesso, anche nelle partite di Youth League, abbiamo notato il grande dialogo tra il mister e Darius Stalmak, che porta un po' le sue idee sul giro palla in mezzo al campo. Uno dei migliori in questo secondo tempo, sicuramente, nonostante la pressione della Juventus, Darius sta giocando bene, addirittura accenni di primo caldo, vedete giocatori che si rinfrescano. E Montero che passeggia nervosamente davanti alla sua panchina, mentre ci vuole ancora un attimo per far riprendere Noirever, che evidentemente sta patendo più del dovuto questa botta, questo scontro con Vittorio Magni. Si rialza in maniera molto molto compassata, no? E vediamo la ripresa del gioco in cosa consisterà, visto che la Juventus non aveva buttato fuori il pallone, il gioco l'ha fermato l'arbitro. Juventus che era in zona d'attacco, vediamo un po' cosa succederà a questo punto. L'arbitro vuole scodellare, probabilmente sta intimando i giocatori di restituire il pallone, anzi no, riprende la Juve direttamente dalla zona in cui l'aveva fermato. Hill, fascia di sinistra per Pagnucco, ancora il numero 16 al traversone, la mette fuori Simic, secondo palo per Bartesaghi, prova ad andarsene Davide, l'ultimo tocco è della Juve dunque, quando sono già 10 minuti nel corso della ripresa. E con un punteggio sempre di 1-0 per il Milan, grazie al gol di Camarda, si riorganizza la squadra di Abate. Tocco in avanti dove c'è però solo la retroguardia bianconera a fare ripartire l'azione dei padroni di casa. Hill per Pagnucco. In zona centrale Mancini, Nziala non vuole farlo girare, Mancini invece si gira benissimo.
e va al tiro e finisce fuori di poco. Prima vera, grande occasione per la Juventus della partita questa, perché finora non era mai stata grandemente pericolosa. Qui ottimo movimento di Mancini, che tiene a bada la marcatura di Nziala, per poco non trova il secondo palo con il destro. Zeroli di prima intenzione in avanti, ma è sempre Juve ora che gestisce i palloni, come era stato per il Milan nel primo tempo. Si è un po' ribaltata la questione, bisogna non dargli fiducia, perché stiamo vedendo tutto un altro match in questa ripresa. Juventus che è uscita dal torpore, sta tirando fuori carattere e motivazioni. Qui il fuorigioco, sì, forse di mezzo scarpino di Mancini, anzi di pugno, mentre non vi abbiamo riferito prima, ma il sostituto era stato Firman, durata solo 45 minuti la sua partita, quindi Scienza è entrato al suo posto, piazzandosi sicuramente in zona più centrale e facendo di fatto tornare la Juve con il 3-4-3, 3-4-2-1 classico di questa stagione. Quindi non ha soddisfatto evidentemente Montero l'atteggiamento e anche la disposizione della Juve, differente dal solito che raccontavamo. Qui fortunatamente l'arbitro fa giocare, una cosa che io non continuo a non comprendere. Attenzione a Zeroli in area di rigore, palla secondo l'arbitro, episodio da rivedere. Zeroli è andato a terra in piena area di rigore, secondo l'arbitro non c'è stato fallo. Già la seconda volta che Milan lamenta qualcosa in area di rigore avversaria, come nel primo tempo su Sia. Non ho visto in realtà grandissime proteste e non c'è il VAR, giova a ricordarlo, quindi decisione presa capo A. Però Milan comunque pericoloso. Dicevo, gioco che è stato fatto fluire nonostante un colpo al volto che mai viene fischiato nel calcio moderno, diciamo così. Sono assolutamente contatti di gioco che poi i ragazzi amplificano scimmiottando quello che fanno le prime squadre. Scotti si presenta in area di rigore, Pippo, il cross centrale, Sia controlla, prova il tiro, ancora Scotti, si rammarica Camarda perché il pallone poteva essere buono per lui in caso di velo di Sia che non è arrivato. Continuano a non farci vedere nulla di quello che è successo nemmeno sull'azione precedente. Questo è il replay dell'ultima occasione, non di quello che è successo sul eventuale rigore che non è stato fischiato al Milan. E Juve che riparte con Vinarcic per Hill. Pagnucco pressato da Scotti, non ci arriva stavolta Mancini, ma la spina e Nziala dialogano all'ora di gioco, 60esimo in corso, mezz'ora alla fine in quel di Vinovo. Magni prende campo, Scotti l'altra versione centrale sul secondo palo e ci mangiamo un po' il gol del 2-0 con Diego Sia. Non è da lui questo errore, pallone non difficile, grande cross di Pippo Scotti. Milan che intanto recupera ancora il pallone, grandissima occasione per Diego Sia al minuto 60, Milan vicino al gol del 2-0. Palla giocata ora da Simic, prova ad andarsene, trattenuto dall'avversario. Scotti per Magni, ancora Vittorio che prova a puntare il fondo, si ferma, crossa, palla fuori, Milan che rimane in attacco, ma grandissima occasione prima sul traversone di Pippo Scotti. Sia ci ripensa, gli è rimasto il colpo in canna, eccolo qua, cross sul secondo palo, tutto solo Sia, si divora il gol del 2-0, peccato, sarebbe stato il momento ideale per segnare invece. Dopo il forcing juventino, nulla di fatto sull'occasione nata dall'azione precedente di Magni. Juve che ha recuperato il pallone e lo gioca con Florea tra tante maglie rossonere, però recupera infatti il Milan ancora una volta con Diego Sia. Camarda
Bartesaghi, Malaspina, giro palla Milan con il suo 2005. Simic. Palla per Pippo Scotti, arriva Magni che si sta sovrapponendo in maniera molto più continua rispetto al primo tempo, quando anche per la posizione di firma era rimasto sicuramente più bloccato. Ora che non c'è più l'avversario diretto da quella parte, può prendere campo Vittorio. Zeroli pressa, pallone che arriva comunque a Pagnucco, che sciabola in mezzo al campo, tiro fuori, brutto di Scienza, ma Juventus, che è innegabile, abbia preso più fiducia rispetto al primo tempo con l'ingresso di Scienza e con il ritorno allo schema abituale che Montero non ha praticamente mai cambiato nel corso di questa stagione, e dà evidentemente più sicurezza anche con i movimenti ai ragazzi. Tanto il rilancio è per Noir Ever, con il destro il portiere francese va a cercare direttamente Camarda, scontro aereo dal quale esce vittoriosa la Juve, poi un fallo, mi sembrava abbastanza evidente, l'arbitro continua a non fischiarli lasciandoci un po' perplessi. Chiamano le sostituzioni in zona panchine, è rimasto a terra Malaspina, vediamo chi varia e cosa a questo punto tra i due allenatori. Entra il figlio d'arte per eccellenza, direi, Montero, figlio dell'allenatore, insieme a Ngana. Sugli angoli contro ti metti al posto di Turchito. Indicazioni dalla panchina per chi rimane in campo e chi entra. Ngana e Montero iniziano la loro partita. Valdes Ngana è un classe 2006, italo-nigeriano, centrocampista che vedete inquadrato. Montero invece è un classe 2007 e come papà gioca al centro della difesa, può giocare anche sulla destra, forse proprio per questo esce Turco. Montero sembra mettersi da quella parte. Giro di sostituzioni dunque che prosegue, mentre il Milan rimane con l'11 iniziale. Finora nessuna modifica di Abate per quanto riguarda il suo 11. Tre già le sostituzioni sulle 5 previste per la Juventus, che qui si prende il fallo. Intervento di Nziala su Mancini, che lamenta un colpo alla schiena. Mi è sembrato uno scontro assolutamente di gioco, nulla di brutto, no, una botta da dietro di Nziala, onesta, non cattiva. Parte Pagnucco, poi si passa da Florea e Hill. Mentre viaggiamo verso la metà del secondo tempo, minuto 65. Regge il gol di vantaggio, quello di Camarda, ma Juventus è intraprendente, qui sbaglia il passaggio, recupera Pagnucco, poi limite dell'area, Ngana, primo pallone per il 25. Martinez. C'è libero Hill in zona centrale, riceve ora il 31. Zeroli su di lui, poi viene Florea che apre il gioco. apre troppo il destro, palla direttamente fuori per il ragazzo che vi dicevo ha doppio passaporto italiano e rumeno, ha scelto la Romania, classe 2005, 24esima presenza per Andrei Florea. L'anno scorso ha giocato in prestito a Parma prima di rientrare alla Juventus. Palla centrale per Mancini, gliela toglie il Milan con buona decisione. Ngana. L'altro sostituito è stato Mazur in precedenza, quindi ora il centrocampo è praticamente tutto nuovo, tranne Florea, ci sono Ngana e Scienza. Palla recuperata dal Milan, ancora un contrasto che porta a un calcio d'angolo. Massimo sforzo che prosegue per quanto riguarda la Juve, che ora ci tiene alla nostra area di rigore. Con questa opportunità da calcio piazzato va Scienza con il suo sinistro. Gioco di marcature in area di rigore, storie tese tra qualcuno, l'arbitro ha il suo da fare per placare gli animi. Scienza con il mancino a rientrare verso la porta di Rever, palla lunga, molto lunga, la tiene in campo Kill. Zeroli su di lui,
ancora Kevin contro due avversari, bravissimo, con esperienza si prende il fallo. L'arbitro chiede molta calma ai protagonisti del match. Dopo le sgomitate, le trattenute precedenti, è rimasta qualcosa da chiarire. Rever prende il pallone per rinviarlo a metà del secondo tempo. Dunque, tre quarti di match in archivio sull'1-0. C'è la parte rimanente, 22 e mezzo circa che mancano alla fine, più recupero, che sono quelli più caldi, come al solito. Una partita nella partita. La fase del match nella quale si decide di solito chi vince e chi perde. Il Milan sta vincendo e deve cementare questo 1-0. Dopo aver sfiorato il bis con Diego Sia poco fa, Magni, Camarda allunga, gestisce Martinez, Scotti su di lui, poi Florea pressato, arriva anche Magni, esce bene la Juve, che poi cambia lato del campo con Scienza. C'è anche Montero, figlio, Montero Junior, da quella parte, ma palla che non gli arriva perché il Milan la gestisce, Stalmach. Bartesaghi con un po' di sufficienza, poi deve lottare per prendersi questo pallone, comunque il fallo, bene così. Savio, che può giocare come Montero, sia da braccetto che da esterno di centrocampo a tutta fascia, è spostato in quella zona del campo, probabilmente è lui ora l'esterno più alto, con Montero leggermente più basso. Nell'ambito di quello che è un 3-4-2-1. Ma la sfina di testa, Camarda non ci arriva, anticipato, poi Ngana in avanti per l'intervento ancora di Malaspina due volte. Stalmach si lotta su ogni pallone, fallo evidentissimo, da cartellino giallo secondo l'arbitro. Ngana ci ha messo poco a prendersi il cartellino, entrato da non molto, sta lamentando proprio il fatto che è il suo primo intervento falloso, secondo l'arbitro sufficiente per diventare uno dei cattivi del match. Eccolo qua, l'intervento da dietro di Ngana, sì, brutto calcio da Tergo su Malaspina, ci può stare il giallo, Malaspina ancora a terra. L'anno scorso una stagione molto positiva in Under 17 per Ngana. Quest'anno aveva iniziato in panchina, poi da ottobre è diventato uno dei titolari della squadra, anche se oggi per l'appunto partiva dalla panchina. Buon numero di presenze e anche la convocazione di Franceschini con l'Under 18 italiana. Lui che, italo-nigeriano, ha scelto nazionalità azzurra italiana come Under giovanili. Qui va a pressare proprio Ngana su Stalmach, poi Rever, lancio intercettato dalla Juve. Mina che ha sicuramente abbassato il livello di prestazione rispetto al primo tempo, questo non va benissimo perché la Juve ci crede. Florea, tiro dal limite, palla che fischia fuori al minuto 70, ancora un tiro pericoloso della Juventus dopo il precedente di Mancini. Stavolta è stato Florea da oltre 20 metri, controllato però, no a Rever. Primi cambi per il Milan, dentro Sala e Bonomi, quindi cambia uno dei due esterni d'attacco e in particolare cambia numero 11 Sia. Finisce qui il suo match, cambia anche uno dei due centrali di centrocampo che è Malaspina, abbiamo visto avvicinarsi già a bordo campo, quindi Sala dentro e comporrà i due di centrocampo insieme a Stalmach, mentre Diego Sia, che ha inciso con l'assist per Camarda, purtroppo non è arrivato il 14° gol per Diego, però comunque è entrato bene nel match, è entrato bene nel tabellino, lascia il posto a Bonomi,
piazzandosi dunque sulla sinistra del nostro attacco. Camarda qui pressa Martinez e Hill, due centrali difensivi che gestiscono questo pallone. Martinez per il numero 31, Pagnucco vicino, palla intercettata da Simic molto bene. Zeroli, capitano, va a coinvolgere Nziala, che alza il pallone sulla destra. Ancora una volta il lancio per Scotti, area di rigore per Pippo, palla sul destro, cross centrale troppo debole, Ngana lo allontana, va al Milan a rubarlo in zona offensiva, poi ancora Ngana per Mancini. Guidava il mister al fallo, l'arbitro non l'ha presa bene e ha ammonito per un fallo non particolarmente significativo. Dal punto di vista psicologico sono cose interne al calcio queste. Quando l'arbitro sente l'allenatore chiamare il fallo al suo giocatore, a volte punisce anche oltre quello che è l'importanza del fallo. Qui ci stava il fallo tattico per frenare la ripartenza, ma secondo me, rimane opinione personale, quando l'arbitro sente diventa più cattivo nei giudizi di quello che poi vede in campo. Sono questioni interamente e puramente calcistiche di rapporto panchina-campo. Bravo qui Zeroli a lottare, poi anche Magni lotta duro senza fallo né da una parte né dall'altra. Hill, dove c'è ancora Zeroli ad allontanare, di testa Sala, primo pallone toccato da Emanuele, che poi pressa Javier Hill. Ngana allarga per Montero, uno dei primi palloni toccati dal suo ingresso per il figlio del mister della Juve. Nziala poi copre facendo valere tutto il suo fisico su Savio. Prendono qualche istante di tempo per far ripartire il gioco i nostri centrali difensivi e il portiere, che orchestreranno la ripartenza dell'azione con un lancio lungo, cosa abbastanza atipica per il Milan. Primavera di Abate, che di solito propone sempre calcio dalla linea dell'area di rigore. Mancini tiene questo pallone, può girarsi verso la porta, non gli è successo molte volte in questo match. Macina campo, poi Magni, cross in mezzo, palla alzata, disturbato ancora una volta in area piccola Rever, l'arbitro lascia fare. Poi molto bene al recupero palla al Milan. Questo, se quello di prima era ammonizione, anche questo sarebbe stato giallo. L'arbitro non ammonisce Scienza, ma trattenuta vale trattenuta. Teoricamente, logicamente, qui carica altrettanto fallosa di Mancini su Rever. Insomma, c'erano un paio di falli prima e questa è ammonizione tutta la vita. E noi eravamo ammoniti due per questa roba qua. Sono cose che io non capisco della direzione arbitrale. Quando ne ammonisci due esattamente per la stessa cosa, come puoi non ammonire il terzo se fa la stessa identica cosa dei due precedenti? Mistero vero. Visti i giorni pasquali si potrebbe parlare anche di mistero della fede, ma non vorrei essere blasfemo, quindi evito. Nziala, in avanti per il movimento di Scotti, Zeroli a proteggere, poi recupera palla Pagnucco, Florea alza a sinistra per la corsa, se ne va molto bene la Juve sulla sinistra, bravissimo altrettanto Magni, che subisce anche fallo. Grande giocata qui del numero 32 Pugno, che è diventato un esterno molto più rispetto al primo tempo in evidenza, al primo tempo che ha giocato quasi da seconda punta vicino a Mancini, qui invece sta facendo l'esterno di sinistra del tridente, sicuramente più pericoloso come in questo caso, ma è stato bravissimo Magni a fermarlo. No, Rever, siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora della partita, palla per Camarda, rimbalza in zona Bonomi che la insegue. Bonomi, che all'andata contro la Juventus sfoderò probabilmente la sua miglior partita in assoluto della stagione, con una doppietta clamorosa nel giro di meno di 5 minuti.
un gol fantastico con aggancio e pallonetto che rimane uno dei più belli di quest'annata. Ancora cambi, però sento dalla panchina vociare, eh sì, gli ultimi due sono un altro figlio d'arte come Grosso, figlio di chi ci ha regalato un mondiale, quindi assolutamente rispetto per lui. Dentro anche Bufandar. Quindi le ultime due sostituzioni sono Filippo Grosso con il numero 18 e Adam Bufandar. Queste le scelte. Questo secondo è un mediano italo-marocchino, nato e cresciuto in Italia, ma che invece ha scelto, visto che ne parlavamo prima, anche per Florea e per Ghana, ha scelto la nazionalità marocchina per giocare con le under. Dentro Zimelak invece per il Milan. Per quanto riguarda l'attacco, esce, finisce la partita del match winner fin qui, Camarda. La classica sostituzione, rivediamo anche il gol proprio, che appena ora decide la partita. Francesco Camarda al quarto d'ora del primo tempo. Zimelak prova a spizzare il suo primo pallone. Palla che resta per aria. La mette giù Stalmak di testa. Poi Simic che coinvolge Bonomi. Non era complicato ma lo tiene bene Ale. Bartesaghi, spazio per il cross. Una finta, poi traversone centrale. Di prima intenzione Scotti, poi anche Stalmak dal limite, il tiro di Stalmak, la palla fuori, la palla che finisce fuori di poco, ancora un'occasione per il Milan al minuto 78 con l'azione che ha coinvolto prima Scotti e poi Stalmak piazzato dalla lunetta dell'area di rigore e lì bisogna prendere la porta, quindi tiriamo un po' le orecchie a Darius che era in posizione per far male alla Juve. Ora siamo già dall'altra parte del campo, attenzione, Grosso appena entrato, il pallone per l'intervento di Magni che la tiene in campo. Grande reattività di Magni che si era girato dalla parte sbagliata, però ha preso comunque il pallone. Esce con vigore il Milan, con tutti i suoi difensori praticamente, poi Scotti per Magni, per Simic. Chiede velocità nel gioco, chiede due tocchi in particolare. Virgolettato di mister Abate. Stop e passaggio. Lo accontentano i suoi. Zeroli per Scotti. Si sovrappone Magni che va a prendere campo. Magni prova ad andare in velocità sul fondo. Lo ferma il numero 2 Martinez che poi provava anche a rialzarsi. Sfinito Vittorio Magni. Che come di consueto non ha fatto mancare tutta la sua intensità, la sua corsa al Milan in questa partita di Vinovo. Buono l'intervento di Martinez che poi con la stanchezza accumulata non è riuscito a rialzarsi per prendere il pallone. Prima che uscisse in calcio d'angolo, Milan che resta lì, va Bonomi alla battuta con il destro. Palla che uscirà verso il centro dell'area di rigore. C'è anche Simic a caccia di gloria in area di rigore. Palla su Zimelak che colpisce quasi da sponda verso Stalmak quando scocca all'ottantesimo, ultimi 10 minuti più recupero. Milan che non ha sfruttato dunque il calcio d'angolo precedente. Juve che riparte veloce. Sala alla chiusura in scivolata, in rimessa laterale. Palla che arriva a Pagnucco, il capitano juventino, va in fascia dove c'è Grosso, poi Zeroli all'intercetto, la tiene il capitano, serve il compagno che di prima cambia verso Scotti. Attenzione alla Juve in zona centrale, imbucata per Mancini contro Simic. Mancini con il destro, bravissimo Simic a prendere posizione e a ostruire la porta. Poi in Ghana che apre per Pagnucco, sempre lui sulla sinistra, riferimento per la Juve, cross centrale, prende bene il tempo, stacca bene, colpisce discretamente Mancini che poi ha un principio di crampi. Fortunatamente ha fatto tutto bene tranne la mira leggermente alta, quindi meglio così per noi.
in mezzo ai centrali difensivi ha saltato Mancini, che con il Vicenza ormai diverse stagioni fa, a 16 anni, aveva debuttato tra i professionisti in Serie B, ben prima di presentarsi poi in bianconero nelle stagioni successive. Qui la palla è lunga e ancora un momento cambi, stavolta per il Milan, perché la Juve li ha finiti. Parmigiani dentro lui al posto di Scotti, quindi si passa alla difesa 3 per questo finale. Cambia qualcosina Abate, che non è la prima volta, soprattutto a partita in corso, che cambia la linea difensiva. Con l'ingresso di Parmigiani era stata la mossa decisiva, ad esempio, contro il Braga in Youth League, per riprendere una partita che si era messa in maniera complicata. Oggi è più una questione di gestione del risultato della finale di partita, mentre la Juve ora spinge sulla fascia di destra. Poi Hill, possesso palla bianconero, Pagnucco si apre, anzi si tratta di uno dei nuovi entrati, fermato sulla fascia di sinistra. Ma non c'è tempo per pensarci, perché il Milan è già dall'altra parte con Zeroli per Simelak, ancora capitano, bravo a lottare, bravo a prendersi il fallo, bravissimo Kevin. C'è tanto calcio, c'è tanto gioco di squadra individuale nelle partite di Zeroli, sia con la palla che senza palla. Giocatore fondamentale, giocatore non a caso già nel mirino della prima squadra di Pioli, con cui ha già debuttato, ha giocato sia in campionato che in Coppa Italia. Fallo è stato di Grosso. Mentre su questo pallone c'è Davide Bartesaghi con il suo sinistro. Anche Parmigiani in zona, ma Bartesaghi va lungo in area di rigore. Colpo di testa, scendere sul secondo palo di Bonomi che sfiora il gol. Ancora una volta Milan vicino al gol del 2-0, stavolta con Ale Bonomi, non con il fondamentale preferito, il colpo di testa, probabilmente anche in fuorigioco. Eccolo qua, ha provato con un pallonetto sul secondo palo a trovare il punto del 2-0, non è arrivato però, e allora Juventus che prova a rifarsi in avanti con Hill, che alza la traiettoria per l'inserimento. Il cross sul secondo palo della Juve mette fuori Bartesaghi. L'inserimento era stato di Bufandar, uno dei tanti nuovi ingressi della Juve. Vittorio Magni spara via verso Simelak, che prende il volo sulla schiena di Hill, senza fallo però. Martinez pressato ancora da Simelak. Anche Bonomi a disturbare. Giro palla Juve nel cerchio del centrocampo. Hill. Milan chiuso compatto indietro. Parmigiani per un attimo. Poi la rimessa laterale. Pagnucco per Hill. La mette giù Montero, che poi propone. Ancora uno stop sbagliato. Non una buona partita per Savio, che ha sbagliato almeno 3 o 4 volte di stop all'altezza della linea, regalandoci diverse rimesse laterali in un momento caldissimo per i suoi. Protesi a caccia dell'1-1. Bartesaghi chiama il movimento di qualche compagno, va su Simelak, che allunga verso Bonomi, spinto a due mani, ancora Simelak, la tiene, prova ad andarsene, trattenuto, fallo, ammonizione. Stavolta l'arbitro se ne accorge, fortunatamente oserei dire. Giallo per Martinez e Milan che può far trascorrere altri secondi, può prendersi del tempo. Qui buono lo spunto, il tunnel anche di Simelak su Martinez. Siamo arrivati all'86esimo. Una fretta, Sala, di far ripartire il gioco del Milan. Si propone vicino Bartesaghi, Sala va corto su Stalmach,
poi torna all'indietro. Giro palla con i centrali, Simic. Alza la traiettoria per Magni, che è ancora per arrivare, ne ha ancora. Vittorio la tiene, palla che è buona per il tiro di Bonomi, che si prende il calcio d'angolo. Che partita ancora una volta di Vittorio Magni, irrefrenabile. Ne ha più di tutti, avete visto il chiaro segnale, l'uno contro uno con il rivale che si è fermato, non ne poteva più. Magni è andato a prendere anche questo pallone. Pallone pesantissimo nella gestione di questo finale di match. Bonomi dalla bandierina. Arriverà ancora un cross con il destro, stavolta corto, la mette fuori in Ghana. Magni di testa, controllo di Simic che si presenta in area di rigore, la tiene Simic, poi Bonomi, traversone sul secondo palo. Vediamo se il Milan ci arriva, lo fa con Sala. Zimelak, intelligente gestione del pallone in questo finale per il Milan. Bartesaghi, ancora un traversone lungo per tutti. Bonomi si va da una parte all'altra senza trovare la stoccata. Bonomi la tiene. Una palla grosso per un attimo, poi l'ultimo tocco proprio del numero 18. Molto molto somigliante anche come tratti a papà Fabio. Andrà Magni con la rimessa laterale, vuole spedirla direttamente in area, così è. Palla che rimbalza in zona Sala, poi Stalmach, Zeroli si lotta al limite dell'area di rigore della Juve, che è brava a pulire questo pallone. Poi c'è un fallo, qualche dubbio sull'intervento di Stalmach ai danni di Scienza. Abbiamo fatto trascorrere almeno 2-3 minuti al limite della loro area. Ora Juve che prova a ribaltarla con Ngana. Pagnucco, centrale dove c'è l'ennesimo intervento di Stalmach della sua partita. Poi Hill cambia lato su Montero. Savio per Scienza, che va con il sinistro lungo a cambiare per Pagnucco. Ancora una volta ci aiuta la Juve sbagliando tecnicamente, stavolta il tocco in aria. Ever si accartoccia a terra. Mancini prova a convincere ad alzarsi velocemente, ma ci sta tutto quando siamo già nel 90° minuto. Quindi qualche secondo e poi si saprà quanto recupero serve per terminare questo Juventus-Milan. 0-1, gol di Camarda. Sei minuti di recupero, si vocifera in panchina. Non c'è ancora tanto da giocare in questo match tra bianconeri e i ragazzi di Abate. Vinarčík. Palla spedita sulla destra dalla Juventus, che si prende il suo tempo per l'impostazione. Hill. Pagnucco, anzi Grosso, palla al piede, viene dentro il campo. Movimento di Montero che arriva in avanti. Savio, sei, eccoli qua, ufficializzati come da anticipazione. Ngana apre su Hill. Dobbiamo uscire e non stare così tanto dietro, siamo tutti schiacciati negli ultimi 25 metri. Hill, giro palla Juventus nella nostra tre quarti. Bufandar, dato il pallone, se n'è andato in area di rigore. Ngana per Martinez, ancora Hill. Zeroli sbaglia l'intervento, allora Hill prende campo, poi doppio intervento Milan al limite, tiro finale inguardabile della Juventus, che ha molto faticato a mettere in difficoltà la nostra retroguardia. Un paio di occasioni, la più importante è sicuramente quella per Mancini nei minuti iniziali del secondo tempo, con il tiro ben orchestrato, ben preparato e scagliato vicino al secondo palo, poco altro in zona rever. Montero non si è fermato un attimo, ha scavato un solco davanti alla sua panchina. 92° minuto in corso. Rever
spara lontano con il destro verso Zimelak, di testa in due, la prende però la Juve. Ancora Bonomi, poi Stalmach che restituisce a Savio il favore precedente, arriva Bartesaghi come un treno, Savio la tiene però, attenzione che può andare. Sala, si lotta, centimetro su centimetro, Hill. Palla per Pagnucco, vicino c'è anche Grosso, spintonato da Parmigiani, poi arriva Magni, fallo che non bisognava concedere. Juventus si sposta tutta nella nostra area. Molto molto stanco, difficile chiedere qualcosa di più di quello che abbiamo visto oggi a Magni. Ci sta anche intervento senza lucidità, fallo abbastanza inutile, era chiuso in una zona del campo in cui non poteva far male a nessuno e qui diventa un corner praticamente, quello affidato al sinistro di Scienza. Marcature, uno contro uno, sparsi per tutta l'area di rigore. Cross di Scienza che uscirà verso il dischetto del rigore. Parte il traversone, Rever con i pugni, palla che resta lì, Grosso al tiro, palla fuori. Che brivido per il Milan. Al minuto 93, un'altra grande occasione per la Juventus. Non ce ne sono state tantissime, ma sia questa che quella di Mancini ci hanno fatto correre qualche brivido di troppo. Qui Grosso si è coordinato bene, sarebbe stato un bel gol con una trentina di centimetri in meno. Palla che finisce alta, per nostra fortuna. Ormai non giochiamo più da dietro, andiamo con i rilanci lunghi per allentare la pressione. Zeroli di testa, poi aggancia quasi involontariamente con un grande stop. Fischiato però il fallo, ancora una volta su Grosso. Ngana, che batte con palla in movimento. Tanto hanno guadagnato una decina di metri almeno. Kill per numero 25 che allarga ancora il gioco su Montero. Ngana di prima intenzione, esce il Milan con il pressing. Kill sempre su Pagnucco, stavolta se l'allunga però la tiene, anzi è Grosso scatenato. Attenzione a Bufandara, ancora Grosso, limite dell'area al tiro, si immolano in 5 sul pallone, Milan che vuole questa vittoria, poi la trattenuta su Zimelak, fallo molto molto ingenuo della Juventus, qui si prende un giallo, Hill, Milan che avete visto plasticamente nell'occasione precedente, quanto voglia questi tre punti, sono andati in 5 a sdraiarsi su quel pallone. La volontà ferrea, determinazione totale del Milan per una vittoria che sappiamo quanto può valere, quanto può contare in questo finale di stagione. Proprio al limite questo fallo, è molto furbo Zimelak. Avessero fatto contro di noi sarei quasi impazzito ora. Ci teniamo stretto anche questo giallo per gli avversari. Simic. Lancio verso Bonomi, la sponda su Magni che deve tenerla lì in bandierina. E infatti lo fa. Bravissimo Vittorio, la rimessa era chiaramente per noi, ma Guardalini aveva idee diverse, spara via la Juve, ultimo minuto di recupero, Nziala di testa, dove c'è solo Savio, fa salire anche Montero, arriva Bartesaghi, palla centrale, esce Stalmach, doppio contrasto, bravissimo Darius, che non si dà per vinto, arriva Zeroli, si lotta, ultimi 30 secondi, ultimo assalto della Juve, palla intercettata dal Milan, anzi no, limite dell'area, Grosso per Pagnucco, cross di Pagnucco sul secondo palo, rovesciata, e palla che esce, brividi finali di una partita che nel secondo tempo è cambiata molto, ancora 15 secondi, Juventus che resta lì, assalto, l'arma bianca della Juve, Ngana, contrasto al limite, la tiene il Milan che poi spara via allontanando il pericolo, è finito il match, l'arbitro continua a far giocare, eppure non mi sembra di ricordare sostituzioni o altro, forse l'ammonizione, forse per questo che si gioca ancora, 30 secondi ulteriori, palla dentro, palla lunga, il Milan vince la partita,
vince questo match sudandoselo, guadagnandoselo centimetro dopo centimetro dal primo al novantesimo, con una reazione della Juve di orgoglio e di carattere nella ripresa. Sembrava tutto più facile nel primo tempo, invece è servita una grande prova anche difensiva, anche di squadra, anche di sacrificio, in un secondo tempo molto complicato per il Milan di Abate. Il rilancio di Rever, l'arbitro può fischiare, ora sì, può fischiare tre volte per chiudere questo match che il Milan vince, tre punti fondamentali nella corsa verso i playoff. Un applauso, un grande applauso ai ragazzi di Abate che con il gol di Camarda dopo 15 minuti hanno la meglio della Juve di Montero, al quale comunque va il rispetto del mister e anche il nostro per l'ottima prova, soprattutto nella ripresa. Milan che vince 1-0 a Torino, dunque, per la prima volta da quando esiste la Primavera 1, non aveva mai vinto contro la Juve in terra piemontese, altra soddisfazione, e può continuare a macinare punti e chilometri verso il suo grande obiettivo di fine stagione. Per noi è davvero tutto, un abbraccio, un saluto e sempre forza, vecchio cuore rossonero.